Silvia Brini. Marco. Grazie. Ah, ok. Carichiamo già il mio, tanto è attivo. Signor Presidente. Oh, presto, scusa, questa era per te, era il capolavoro. Me lo sono portato dietro. Guardalo perché. Grazie. Mettiamo la scherma intero. Per andare avanti questo, no? Non basta lì. Con la rodellina pure. Pure qua. Aspetta. Allora, colleghi, io direi che benissimo. 12° rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, edizione 2016. Allora, innanzitutto un benvenuto a tutti quanti, a tutti i presenti. Siamo ormai nell'ultimo scivolo natalizio, quindi è già stupendo avervi qua tutti insieme. Devo dirvi che naturalmente anche questo nostro incontro è trasmesso in streaming, quindi ci saranno i collegamenti diretti. Se c'è qualcheduno che si oppone ad essere ripreso durante gli interventi, naturalmente lo deve dire subito, se no lasceremo, diciamo, la finestra dello streaming, che è sempre estremamente nutrita, piena di collegamenti e di presenze, aperta, in modo tale che anche l'esterno ci possa seguire. Momento particolare, quindi sottosegretario o già sottosegretario Silvia Velo non è presente perché in fase, evidentemente il governo è in fase di definizione. Abbiamo avuto la fiducia del primo ministro, del presidente del consiglio, però la definizione dell'assetto complessivo di governo non è stata né riconfermata né negata, quindi in questo momento, diciamo, la parte più squisitamente politica è rappresentata anche dal sottoscritto. Cerco di fare questo tramite. Secondo aspetto, io in questo momento siedo qua sia come presidente di lista, ma soprattutto come presidente del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, di cui alla legge 132 del giugno 2016, che entrerà definitivamente in vigore il 16 gennaio del 2017, e da allora inviterei tutti, come sto invitando anche l'esterno, i soggetti esterni, sia della comunità scientifica sia delle istituzioni, penso ai diversi dicasteri, a leggerci all'interno di questo quadro normativo, per noi tutti estremamente importante. In questi termini, alla mia sinistra c'è il direttore generale di ISPRA, Stefano Laporta, e alla mia destra c'è Paolo Rauriola, che rappresenta le agenzie, in qualche modo rappresentando l'ARPA Emilia Romagna. Non entro nei dettagli anche degli altri meccanismi complessivi, però mi sembra che questa sia una plastica rappresentazione per uno dei rapporti che, al di là della dodicesimo numero, diciamo, per l'edizione 2016, ritengo uno dei punti più importanti e più avanzati nell'attività di reporting, assieme ai dati ambientali in termini generali, ma come focus su una problematica che naturalmente investe non solo l'Italia, ma investe l'Europa come elemento primario di importanza. Cioè, l'ambiente urbano è, diciamo, con grande lungimiranza, e qui va dal mio ringraziamento a Silvia Brini, che con grande, diciamo, attenzione ha portato avanti questo tematismo, e a tutti gli altri colleghi del sistema nazionale, dell'ISPRA e del sistema nazionale, prima ancora dell'AMPA e dell'APAT, e quindi dell'ISPRA e quindi del sistema nazionale, hanno voluto focalizzare fortemente questo e portarlo come un prodotto di sistema, ancor prima, no, che ci fosse una definizione normativa così precisa. Perché dico questo? Lo dico anche come rappresentante italiano nell'ambito delle politiche spaziali. È un tematismo che è molto, diciamo, focalizzato, attenzionato da parte anche della Commissione europea, sia per le problematiche
complessive, sociali, politiche che si basano sostanzialmente sulla gestione di quest'ambito sempre più crescente, appunto nelle complessive dinamiche anche europee, quindi questo accentramento in un accentramento più che un trasferimento, non strettamente conseguente allo spopolamento della collina e della montagna, ma che altro fenomeno a cui assistiamo, ma senz'altro una focalizzazione, non dico simile a quella che avviene in altri paesi come sulla costa orientale africana, no, in cui le grandi città, le grandi metropoli sono i punti di concentrazione della ricerca di una vivibilità di paesi che hanno grandissime difficoltà nella loro sopravvivenza. Penso alle dinamiche periurbane di città come Mogadiscio, penso o come altre città, diciamo, nelle zone più difficili del paese, dove anche le questioni sociali, e qui lo sottolineo, sono elemento che favorisce questo processo di concentrazione. Le dinamiche ambientali di questa fase climatica, la carenza idrica, la carenza di cibo, la necessità di trovare possibilità di lavoro, evidentemente creano delle crisi che sono sovranazionali, forse anche sovracontinentali in qualche modo. Quindi questo è un elemento estremamente importante. Città. La città può essere letta come una cozzaglia di cose, può essere letta invece come una lettura storicamente nella politica e nell'economia, nella sociologia dell'urbanistica, di cui continuiamo a chiedere una nuova legge che è 40 anni, no, che questa problematica non è più stata affrontata, anche alla luce dei determinanti ambientali in senso positivo e in senso negativo. Quindi la città è il luogo in cui si esprime anche quella che sono possiamo definire in termini ambientali gli impatti, ma esprime anche le possibilità e dall'altra parte esprime anche, detto in termini più da protezione civile, la compatibilità con l'esposizione ai rischi, o meglio l'esposizione alla pericolosità ai rischi, pericolosità che è determinata proprio anche dalla struttura stessa, del tessuto urbano e quindi dell'urbanistica stessa. Io sono nato a Genova, ancora 2 giorni fa presentavo l'efficacia e la non efficacia degli interventi di Italia Sicura relativamente alla mitigazione del rischio conseguente al Bisagno. Io sono nato proprio lì, questo torrente l'ho attraversato tutta la vita, la mia infanzia. Mi dispiace dire che assieme a delle smart cities, cioè città intelligenti in cui la tecnologia, gli elementi, ci vuole anche un po' di intelligenza nel capire e costruire delle città in cui i sottopassi non rappresentano trappole infernali, in cui sostanzialmente la costruzione in zone anche lì collinari e non solo sui nostri Appennini rappresentano pericolosità indotte da noi stessi, no? Relativamente a queste dinamiche. Quindi il rapporto sull'ambiente urbano è un rapporto a 360 gradi. Come noi costruiamo, leggiamo le nostre città è anche elementi di opportunità. Penso al verde urbano, in termini di una dimensione culturale, quindi anche dei servizi ecosistemici che possono essere garantiti oltre che i processi di mitigazione più strettamente conseguenti. Penso alla questione della qualità, da una parte della qualità dell'aria, del trapping legato alla morfologia urbanistica, no? Da meccanico dei fluidi non posso non sottolineare il fatto che la morfologia delle città è un elemento fondamentale sulla piccolissima scala urbana relativamente alla grande scala, ad esempio, della pianura padana, che pur nel nostro paese è un elemento di aggravio rispetto al mantenimento dei livelli ambientali giustamente richiesti per la salute pubblica, costandoci quasi il 30% in più del resto d'Europa per mantenere quei limiti. Ebbene, queste cose dirle, perché se no non si capiscono poi alcune dinamiche anche politiche negli elementi di scontro. Come dicevo prima, attraverso il rapporto c'è poi, parlavo di Genova, potrei parlare di Livorno, potrei parlare di Palermo, potrei parlare di Venezia, con fisionomie diverse, l'ambiente urbano portuale, o meglio le città portuali, con le loro dinamiche, di intermodalità, ma al tempo stesso di gestione della qualità ambientale in termini anche di politiche di decarbonizzazione o di sostenibilità dei consumi energetici e compagnia.
qualità delle acque, disponibilità della risorsa idrica che crea processi di subsidenza. Venezia si è abbassata, si è alzata l'acqua, ma si è abbassata anche Venezia, no? Ma Modena si è abbassata, non era sul mare, esattamente per l'uso delle acque di falda e quindi sostanzialmente l'impoverimento della capacità di sostentamento della struttura geologica sulla quale erano sottoposte. Trovate ben organizzata all'interno del rapporto questo, Stefano Laporta ce lo descriverà, ma mi interessava sottolineare due aspetti. Prima ho parlato di innovazione, ci sono molti elementi innovativi che forse non sono descritti in esplicito, ma sono dietro, sono una retroutilizzazione. Faccio un esempio, certamente il consumo di suolo e lo sprolo urbano, cioè il mappare, la trasformazione da suolo naturale, diciamo in qualche modo, suolo non coperto, quale definizione della legge non abbiamo contestato più volte, del disegno di legge non ci appaiono coerenti con quello che è esattamente il processo, in diciamo suolo artificiale, dall'altra parte la struttura della città, il suo sprawl, la sua sostanzialmente dispersione o la sua concentrazione, sono elementi che noi vediamo utilizzando quell'occhio che si chiama tutti oggi di moda, allora non era di moda, che sono i dati e le informazioni derivanti da piattaforme satellitari utilizzate in forma avanzatissima, la più avanzata in Europa e forse la più avanzata al mondo, visto che lo stesso USGS ci chiede a noi come si può fare questo tipo di approccio. Anche lì il sistema non c'era, abbiamo creato una rete di referenti, abbiamo creato una rete dentro le agenzie, è diventato un lavoro di sistema. Altro passo che stiamo facendo si rappresenta in queste 116 città oggetto dell'analisi del focus sull'inquinamento urbano. Sono 116 finalmente città che non sono al 2015, non al 2014, ma sono al febbraio 2016. Cioè abbiamo informazioni ormai quasi in tempo reale. E abbiamo informazioni ormai quasi in tempo reale perché vogliamo spingerci anche alla luce della forza che ci dà la nuova legge a creare finalmente una rete nazionale non solo di osservazione della qualità dell'aria dal punto di vista strumentale, ma anche della sua analisi, anche della sua valutazione su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, ad est ad ovest, non solo in pianura padana attraverso un accordo. E lo vogliamo fare vedendo anche in questo caso se l'utilizzazione dell'innovazione, quindi ad esempio l'utilizzazione dell'informazione satellitare, ci dà un contributo ulteriore rispetto alle modellazioni preventive di cui vorremmo arrivare a dare un bollettino nazionale che è sostanzialmente il concorso di tutti i bollettini regionali nella piena autonomia, esattamente come per le previsioni meteorologiche all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile, in una corretta gerarchia, in una corretta mosaicatura in tempo reale di quelle che sono i contributi di tutte le competenze distribuite sul territorio. Ci stiamo lavorando con l'ASI, è un progetto strategico, dall'altra parte stiamo cercando di raccogliere tutta l'esperienza della modellistica, delle valutazioni presenti sul territorio nazionale, ma la mia più grande soddisfazione, battendomi per 50 anni per i sistemi di osservazione e di monitoraggio, dicendo che questo è un paese ipocrita, perché sì, si investe sulla banda larga, si investe su molte altre cose, però ci si dimentica di investire su quelli che sono semplicemente degli occhi, un naso, delle orecchie, no? Una lingua, una pelle per percepire sostanzialmente quello che è la realtà attorno a noi, che sono i sistemi, uso il termine sistema, non le reti soltanto, uso i termini sistemi, con questi metto anche i laboratori, le metodologie laboratoriali, mille altre cose che dobbiamo collegare all'interno di un sistema osservativo in tempo reale che ci dia la situazione ambientale del paese. Questo è un compito del sistema. Io ritengo che all'interno del focus sull'ambiente urbano raggiunga uno dei punti più interessanti, scalando da una, quello che si dice in termini di una scala sinottica globale ad una scala locale molto, molto focalizzata. Questo è il mio palauso, questa è la mia sostanzialmente brevissima introduzione. Ritengo che nel momento in cui finirà questa mia presidenza, spero di poter lasciare questi percorsi
compiuti o certamente profondamente avviati nel paese. Saluto tutti coloro, via via li saluterò, che interverranno. Dovrebbe essere presente una rappresentanza ANCI, ma anche in questo caso il momento è un po' particolare, perché mi sono legato alla fine della mia presidenza, perché in fondo quando cambia la presidenza di qualcosa, quando si è in una fase anche di criticità ad una certa scala, in questo caso la scala comunale, quando ci sono i bilanci da approvare, quando ci sono tutte queste cose, evidentemente questi eventi, questi altri eventi prendono la dominanza rispetto ad altri impegni assunti. Questo non vuol dire che l'ANCI non sia con noi, che non sia stato un elemento cruciale di presenza all'interno di tutto questo lavoro, così come tutti gli altri soggetti che hanno contribuito, e questo penso che il direttore lo farà presente. Ci tenevo a fare questi focus iniziali perché la materia è tantissima, però ritengo che richiamare anche all'attualità, e non soltanto ad un rapporto su scala annuale, ma richiamare anche l'attualità e la valenza dell'attualità di quanto noi scriviamo e di quanto noi concertiamo, ritengo che sia estremamente importante. Quindi grazie di essere convenuti qui e cedo immediatamente la parola a Stefano Laporta, che ci, penso, alluvionerà un po' meno degli altri anni rispetto alla presentazione del rapporto del Rubane. Prego, non funziona.